date 2 euro indietro. No. Allora, io non ho visto una cosa prima, io non ho visto come si fa tutti a casa. Fermi. No, stop. La rivoluzione è anche questa. Alberto prima ha urlato tantissimo, però mi sono reso conto che a certa gente, se gli parli a bassa voce, pian pianino, entri di più nel loro cervello, inietti ancora di più il virus. A bassa voce, immaginiamo di farlo completamente senza voce. Allora, ci ripeti come si fa tutti a casa? No, silenzioso. Al tre tutti che fanno tutti a casa. Voi sapete perché? Perché sembra strano, ma noi comunque sia qualcosina del genere, già la facciamo all'interno delle nostre assemblee. Noi siamo molto normali. E nelle nostre assemblee, a differenza magari di quello che posso immaginare che siano le assemblee, se le fanno, del PD o PDL, nelle nostre girano sostanze molto pericolose e oggetti pericolosi, sono ciucci e carrozzine. Perché abbiamo i figli delle nostre deputate, i figli delle nostre senatrici che girano con noi all'interno delle assemblee. E molte volte, dato che ci fermiamo in assemblea fino alle 10:30, 11, mezzanotte, magari il piccolo Mario sta dormendo e per evitare di applaudire noi facevamo così. Quindi in certi momenti vedevi che tutta l'assemblea... Ah! Per non svegliare il piccolo Mario. Ed è una rivoluzione, perché poi pian pianino avete cominciato a farlo anche voi. Allora facciamoci anche un applauso silenzioso, però prima di farlo, dato che io non ho salutato Salvo che è qua, e mi piacerebbe... Tu riesci a prenderli tutti? Riesci a vederli tutti? Allora, al mio tre voi lo fate, io alzo Salvo. Uno, due, tre. Sì, il microfono l'ho messo in una posizione scomoda per Salvo, mi scuso con i familiari. Allora, questa è una rivoluzione, è ogni giorno di più una rivoluzione, purtroppo però con... Dall'altra parte della rivoluzione ti succede quello che mi è successo stamattina, che guardi i titoli dei giornali e leggi quello che c'è scritto nei giornali e ti rendi conto che nello stesso paragrafo di un articolo ci sono parole come Napolitano, Renzi, Verdini, Berlusconi, Dell'Utri, mafia, e poi si rinizia. Io sono molto sconvolto di questa cosa, perché per me trovare questi nomi sulla stessa riga è una cosa che non mi rende felice di essere italiano. Cioè leggere che si inizia con il nome del Presidente della Repubblica per finire con la parola mafia è una cosa che mi fa incazzare. Allora dobbiamo essere molto critici con quello che c'è scritto all'interno dei giornali. E se c'è un filo sottile che collega tutte queste persone, il nostro compito è quello di tagliare questi fili, pian pianino, isolarli. Isolando ognuno di loro, li distruggiamo. Isolando ognuno di loro e non permettendo loro di essere più ricandidati, facciamo loro un fastidio, perché la cosa più importante per loro non sono neanche i soldi. La poltrona non rappresenta i soldi, la poltrona rappresenta il potere. E con il potere, dalle piccole amministrazioni fino ad arrivare a livello nazionale, loro possono comandare le persone, decidono il destino di una persona o l'altra. A livello locale il potere ti permette di andare a dire a una persona: guarda che se mi voti ti do una busta della spesa, ti do una ricarica da 20 euro. L'abbiamo visto quando abbiamo fatto il giro, il tour con i camper, siamo arrivati fino ad alcune zone della Sicilia e di Reggio Calabria, della Calabria, Reggio Calabria, e persone ci raccontavano queste cose. Ecco, vede, signora, è così, pian pianino, da livello locale ti dicono della busta della spesa, della ricarica, a livello regionale incomincia a diventare qualche posizione in qualche società partecipata o controllata che viene dato alla moglie, all'amante, all'amico, e sta succedendo anche in un'altra regione dove noi stiamo andando alle elezioni in Abruzzo, e poi si va a livello nazionale dove ti promettono qualcosa in cambio del voto.
Questo semplicemente si chiama voto di scambio. È un reato. E a me la cosa che mi fa arrabbiare è che qualcuno magari ci casca. Ci danno 80 euro. No, è un reato. Voto di scambio. Se te li possono dare, te li diano subito. Se non te li possono dare e vogliono in cambio qualcosa, allora tutti a casa. Giusto? Perché bisogna essere così, bisogna essere consapevoli di quello che succede, bisogna essere critici. Quando apriamo i giornali, quando ascoltiamo qualcuno di noi ancora la televisione, dobbiamo essere critici. Dobbiamo capire anche... Alza un po' di più la voce, mi sentite? Ok. Dobbiamo essere molto critici, perché noi siamo arrivati a 9 milioni di voti. Prima. Alle nazionali, dico naturalmente. Senza andare in televisione. Ognuno di voi era una televisione, ognuno di voi era un giornale, ognuno di voi era un blog. Ognuno di voi spiegava a tutti quello che era il suo sogno, come avrebbe voluto vedere l'Italia, cosa faceva il Movimento 5 Stelle, perché no un inceneritore, perché sia al lavoro, come sia al lavoro. Ognuno di voi spiegava. A me, alcuni sabati sera con i miei amici, dopo un po' che andavo a bere con loro la birra, poi mi dicevano, basta Giorgio, ancora Movimento 5 Stelle. Al lavoro. Andavamo a bere il caffè, dopo un po' non mi chiamavano più a bere il caffè, perché se no sapevano che parlavamo in Movimento 5 Stelle. E succede a ognuno di voi. Però in questo modo noi abbiamo preso 9 milioni di voti e abbiamo... Come? Abbiamo fatto il botto! Abbiamo fatto il botto. Però cos'è la cosa bella? Non è solo la questione del voto, è anche la partecipazione, molti dei miei colleghi l'hanno già detto, ma noi pensiamo 9 milioni di voti, ma se noi avessimo 9 milioni di attivisti, l'avremmo già completamente cambiato il paese. Allora la cosa importante non è venire qua perché oggi c'è Davide, c'è Alessandro, ci siamo noi che parliamo, la cosa importante era venire qua prima ad allestire il gazebo, a montare le bandiere, ad aiutare a montare il palco. Questa è la cosa fondamentale, ognuno di noi ogni tanto deve rinunciare a qualcosa, qualcosa di piccolo, però lo mette a disposizione della collettività. Io sono sicuro che ognuno di voi anche oggi ha rinunciato a qualcosa. Noi ci siamo accorti che in questo anno molti di noi hanno rinunciato agli affetti familiari, hanno rinunciato a un hobby, però dall'altra parte c'è un sogno, dall'altra parte c'è qualcosa che ognuno di noi appena è entrato in Parlamento ha detto: adesso io voglio che cambi questa cosa. Perché in commissione lavoro qualcosa sulla legge Fornero, per noi in commissione bilancio abbiamo combattuto marchette e lobby, io e Laura, in tutti i modi. Anche voi, ognuno di voi, sta rinunciando a qualcosina per un sogno, perché domani vorrebbe svegliarsi e dire, boh, è cambiata questa cosa in Italia, porto il mio caro in ospedale e sono tranquillo a lasciarlo lì, senza la preoccupazione che magari possa succedere qualcosa. Mi alzo la mattina e so che c'è un posto di lavoro, questo è il sogno. Okay. Ma la cosa fondamentale, la cosa importante, qui vi chiede, sì, ho visto gadget, vi ricordano spot pubblicitario che ci sono in vendita gadget del Movimento 5 Stelle dietro il mio palco, grazie. Ognuno di noi deve farsi questa domanda: cosa sono disposto a rinunciare e qual è il sogno che voglio rinunciando a quella cosa? Ognuno di noi deve poter mettere a disposizione del tempo, se ce le ha delle risorse, fare, spiegare quello che facciamo in Parlamento. Ognuno di noi deve essere disposto per quel sogno a rinunciare a qualcosina. Magari qualcuno di voi doveva lavorare oggi e ha lasciato il lavoro per venire qua, qualcuno di voi non ha portato i bambini e li ha lasciati a casa da un parente, qualcuno di voi magari, visto che lo stipendio ormai è quello che è, doveva venire da lontano e ha dovuto calcolare quanto costava la benzina per fare questi 15 km perché magari non c'erano i soldi, perché ormai siamo in questa situazione. Però dall'altra parte ci deve essere un sogno, e questo sogno oggi è quello che ognuno di noi porta e stiamo cercando di fare all'interno del palazzo. Noi abbiamo combattuto per esempio le lobby, ma abbiamo combattuto anche le marchette. In legge di stabilità ci sono stati 1 miliardo di marchette, ossia
degli emendamenti che i deputati PD, PDL, Nuovo Centrodestra facevano per intascarsi dei soldi loro con le loro fondazioni, e noi abbiamo fatto di tutto per evitarlo, abbiamo denunciato alla Boldrini, abbiamo denunciato a Boccia, abbiamo denunciato al Presidente della Repubblica, non ci hanno ascoltato. Ma più di un mese fa, un paio di mesi fa, la Corte dei Conti ha dichiarato che c'erano 13,7 miliardi di euro di possibile buco nella legge di stabilità, quello che noi stavamo denunciando un mese prima. Questa è una nostra vittoria e pian pianino lo stanno capendo. Abbiamo avvertito, abbiamo detto: attenti, se Dell'Utri è un delinquente, non puoi lasciare un passaporto a un delinquente, perché questo ti scappa. Se poi gliene lasci due, allora sei complice, e gli avevamo detto. E poi cosa? E poi si indignano se va in Libano. Beh, è andato in Libano, poteva andare alle Seychelles, cioè. Allora noi dobbiamo renderci conto sempre di più del mondo in cui viviamo, della regione in cui viviamo, della città in cui viviamo. Torino è la città più indebitata d'Italia, sono 4 miliardi di euro. Questo vuol dire che a ogni bambino che nasce in Italia, a Torino, nasce con una dote sulla sua testa di 4.000 euro che dovrà pagare prima o poi per risanare il debito, in un modo o in un altro. Spieghiamo questo alle nostre colleghe che hanno dei bambini che stanno nascendo. Spieghiamo che quei 4 miliardi sono serviti non per mettere a posto la città, ma per i vizi e gli stravizi di questa criminalità organizzata che era all'interno delle istituzioni, perché è di questo quello di cui sto parlando. 4 miliardi di euro, e dall'altra parte il signorotto che è venuto qua stamattina sta facendo di tutto per trovarne altrettanti nella spending review. Hanno già dichiarato che il debito aumenterà e siamo costretti attraverso il fiscal compact a ripagare 50 miliardi di euro ogni anno. 50 miliardi di euro che potrebbero andare direttamente nei servizi a cui ognuno di noi può partecipare, delle nostre città, delle nostre regioni, potrebbe andare nel servizio del sistema sanitario nazionale, potrebbe servire per creare lavoro, potrebbe servire per tante altre cose, e invece vanno alle banche private, europee, alla Germania. E mentre oggi, come ha ricordato Laura, Renzi dice che cambierà le regole in Europa, io non mi dimentico che il 18-19 marzo, quando è andato la prima volta a colloquio con la Merkel, le disse: noi non abbiamo intenzione di cambiare le regole. Allora chi vuole prendere in giro? Non può prendere in giro dei cittadini informati, non può prendere in giro delle persone. E oggi è facile, non mi ricordavo la data, sono andato su Google, l'ho guardata. È come sulle Marchette, siamo andati a guardare il nome del tipo della fondazione, che aveva una fondazione e perché faceva un emendamento che gli dava soldi a quella fondazione. Siamo andati su Google, abbiamo scritto il nome della fondazione, è comparsa l'immagine di questo deputato. L'abbiamo denunciato mentre eravamo in commissione, sono arrivati quelli del PD a me e Laura a dirci: complimenti, bellissima l'operazione, avete fatto. Quale operazione? L'FBI, siamo andati su Google. Operazione, come avete fatto, ci chiedevano, come abbiamo fatto a fare in modo, e ci voleva il Movimento 5 Stelle, perché queste cose dovete spiegarle, ci voleva il Movimento 5 Stelle per fare un emendamento contro la delocalizzazione. C'è il signor Mario ha un'azienda, dà lavoro a 1.000 persone, il signor Mario si rende conto che il costo di queste 1.000 persone in Italia gli fa guadagnare 10.000. Scopre che se va in Romania, al posto di guadagnare 10.000 ne guadagna 15.000, decide di lasciare a casa quelle 1.000 persone, sposta tutto in Romania per guadagnare semplicemente di più, dopo aver ricevuto un sacco di soldi dallo Stato che lo incentiva a fare investimenti. Se il signor Mario lascia a casa delle persone in Italia, deve restituire ogni singolo centesimo dei soldi che ha preso. Sembra rivoluzionario, noi quando abbiamo scritto l'emendamento ci chiedevamo: ma è una cosa normale? Abbiamo passato delle notti per farglielo capire, finché quando arrivano le 4 di notte, che loro sono abituati ad alzare la mano così, noi abbiamo detto: piazziamo adesso l'emendamento, l'abbiamo piazzato, non se ne sono accorti, è passato, e il giorno dopo sono venuti a chiederci: no, ma noi non avevamo capito. Così, e oltre all'emendamento,
oltre a quell'emendamento sulla delocalizzazione, c'è il fondo per le piccole e medie imprese. Ci stanno parlando di lavoro, di creare posti di lavoro. A chi ci parla di creare posti di lavoro, chiediamogli perché ha permesso che le aziende chiudessero lasciando a casa le persone. Perché questa è la cosa fondamentale. Oggi ci dicono creeremo lavoro, ma perché avete permesso che le aziende delocalizzassero? Perché avete permesso che la Fiat facesse quello che ha fatto? Perché avete permesso che chiudessero gli stabilimenti? Perché sono collusi, pensano al loro singolo interesse e non pensano a quello che è la vera questione, il nocciolo. I 7 punti del nostro programma sono molto chiari. Sorial taglia e non è ghigliottina. È peggio. Sarò molto breve, vi racconterò altre 2 cose e poi lascio la parola ai miei colleghi. Allora, tutte queste cose sono molto semplici, anche i 7 punti per l'Europa sono più semplici di quanto noi possiamo pensare. Il debito, se ci sono dei paesi che hanno un debito e il debito è una questione immorale, tutti gli stati mettono in comune il debito e vendono degli eurobond, in questo modo incassano, come fanno le aziende quando si mettono sul mercato. Gli unici che non vogliono gli eurobond è la Germania, perché è l'unico Stato che non ci guadagnerebbe. Allora noi, con i nostri candidati alle europee, andremo e diremo: vogliamo gli eurobond, vogliamo l'abolizione del fiscal compact. Non fatevi fregare dalle parole in inglese, fiscal compact l'hanno tradotto con patto di bilancio. Non è vero, tradotto letteralmente è patto finanziario, perché l'Europa oggi è una SPA a delinquere finanziariamente e per questo c'è bisogno di persone oneste che vadano lì a fare quello che noi abbiamo fatto e anche di più a livello nazionale, e sono sicuro che lo faranno perché li abbiamo visti, li abbiamo conosciuti. Però voi dovete adottare un indeciso, dovete andare dai PDini, dai PDLini, dirgli: tu sei un PD, sei un PDLino, ma sei anche te un evasore? No. Vai anche te con delle minorenni? No. Però se voti il PDL sei complice di chi ha fatto ciò. Vai da uno dal PD e glielo dici, gli dici: tu vuoi gli F-35? No. Tu hai dei conflitti di interessi con delle grandi aziende di Sorgenia, dei Benedetti? No. Però se voti PD tu sei complice di chi fa quegli interessi. A quelli che votano la Lega, Dio santo, io sono di Brescia, ragazzi, il più eletto nel 2010 in regione Fultrota, quindi capitemi, comprendete la questione, è molto sentita. Però andate lì e ditegli: voi con gli euro comprereste dei diamanti in Tanzania? Comprereste delle lauree in Albania? No. Però se votate la Lega voi siete complici di chi ha fatto tutto ciò. Allora l'unico modo e spiegarglielo così, pian pianino, e vedrete che adottando un indeciso o adottando un PDLino, è difficile adottare un PDLino, o adottando un PDino o un leghista, pian pianino spiegandogli queste cose vedrete che gli si illumineranno gli occhi e pian pianino capiranno e forse anche parteciperanno, come hanno fatto i ragazzi stamattina, per allestire questa bellissima piazza. Grazie a tutti e buona serata.